Buongiorno, oggi voglio cucinare le sarde, le sto pulendo, non me ne sono fatte pulire dal pescivendolo perché io sono un po' fissata, ma se voi volete farvele pulire, io sono fissata quindi devono essere pulite come si deve, devo togliere bene bene tutte le interiora, tutte le lische, quindi adesso mi metto un po' con una scocciatura, ma mi metto 10 minuti, un quarto d'ora e me le pulisco per bene, vedete? Io devono venire così, vedete, io le pulisco così perché devono essere pulitissime. Allora, ci è voluto un bel po' di tempo, ma le ho pulite le sarde. Come dico io, come dicevo io, ho tolto tutte l'interiora per bene, tutte le spine, tutto, tutto. Le ho pulite, come dico, con i miei standard. Allora, adesso vi faccio vedere gli ingredienti: prezzemolo, aglio, pomodori e patate. Adesso farò, in dialetto si chiama ruoto, come si chiama? Oddio, non mi viene il termine. La tortiera che noi chiamiamo ruoto sarebbe questo, scusatemi. Allora, adesso metto un giro d'olio sul fondo. Allora, ho messo un giro d'olio sul fondo, adesso vado ad adagiare metà di queste patate. Allora, adesso metterò sale, poi un pizzico di pepe e un poco di prezzemolo. E adesso su queste patate vado ad adagiare le sarde. Ho messo tutte le sarde sulle patate sovrapponendole, vedete? Mamma che bel colore argento! Allora, adesso vado a metterci un altro pizzico di sale e ci vado a mettere le patate, il pomodoro, il prezzemolo e l'aglio. Vedete? Ho messo i pomodori, l'aglio, il prezzemolo, altro olio, sale. Adesso ci vado a mettere queste patate che sono rimaste. Ho messo della mollica di pane sulla superficie, adesso in forno caldo, 180 gradi, 30 minuti. Guardate che bel risultato. Guardate che bella crosticina che ha fatto. Scusate il vapore. Allora adesso, siccome è bollente, lo lascio nel forno spento per una decina di minuti perché si deve mangiare tiepido. Buon appetito!